Mera. Dopo aver battuto Borussia Dortmund e Benfica, due grandi d'Europa, Udinese e Napoli si ritrovano di fronte in campionato per continuare a stupire in Serie A. Il Napoli imbattuto a 4 punti, l'Udinese che ha vinto la prima giornata con il Palermo, poi ha perso a Torino. Di Natale, questa volta supera Santa Croce, ancora Di Natale, prova la conclusione, Rinaudo fa da scudo, scivola poi Rinaudo, ancora Di Natale, in area di rigore, il cross, salva tutto Vitale. Gargano, cross dalla parte opposta, arriva ancora Vitale, può calciare col sinistro Vitale, solo illusione ottica del gol. Di Natale, attenzione, Di Natale, Iezzo, Iezzo super su Di Natale. Ma va Di Natale a calciare, Iezzo, Iezzo. Viene messo giù, non c'è punizione, riprende il pallone ancora Vitale. Vitale può entrare in area di rigore, ancora Vitale, tenta la conclusione, ancora esterno della rete, piazza la Geta infuriati però in area. Zalageta. Ancora per Denis, cerca lo spazio per calciare l'argentino, trova Blasi, Blasi prova la conclusione, palo! Palo di Blasi. Denis, Napoli nonostante l'inferiorità, attacca, Zalageta, chiuso da Handanovic. Hiller, distanza notevole, prova Hiller, traversa! Poi di testa Pepe, che botta cosa di Hiller. Cosa ha provato di sinistra, incredibile. Motta, prova lui, prova sul fondo. 0-0 tra Udinese e Napoli, gli applausi del Friuli comunque per l'Udinese che conquista un punto dopo la sconfitta di Torino, un punto invece d'oro per il Napoli, ancora imbattuto. Che dimensione dà al vostro campionato questo pareggio sul campo comunque di una grande? No, come ti ho detto, è importante. Noi penso che abbiamo fatto la nostra partita e è chiaro che loro hanno avuto magari più possibilità di noi, però abbiamo fatto una grande partita.